video di cani più virali di TikTok insieme alla regina di TikTok Italia, la super mammona Liz. Eccola qui, sta alitando benissimo. Perfetto. Puzza tanto. Eliz, partiamo subito con il mio cane preferito, che è un husky. Io mi offenderei e andrei via. Già, cane primo video, cane preferito, un altro. Vabbè, cioè, ragazzi, l'husky è bellissimo. Tu sei bellissima, però basta, dai, l'husky è bellissimo. Guardate quanto è dolce. Cioè, dolce. Sembra un lupo, però. Cosa è successo? Fa il bagno in piscina. Una piscina che, tra l'altro, è coperta. È in piedi? È in piedi, sembra un umano, raga. È in piedi, Liz. Manca l'idromassaggio. Hai visto quel cane, Liz? Ma te sei stare in piedi così? No, Liz è grasso. Vado, me la vado, hai sputato, Liz! Oh, si è incastrato un cane, guarda! È uscito! Bello! Bellino. Praticamente è inutile quella gabbia. Sì, per un cane così piccolo, sì. No, è salito, non vuole scendere. Non può scendere, non riesce. No, poverino! Poverino. Perché c'è un... Non capisco, sto video non ha tantissimo senso. Spero okay. Non abbia fatto più video. Andiamo a vedere l'altro video. No! Un balletto sincronizzato. Fallo anche te, Liz. Gira. Liz non lo sai fare. No, Liz non lo sa fare, ragazzi. Ma hai visto quanto siete coordinati? Guarda, due ballerini, no, Liz! Fantastico. Dove stai guardando? Un cane che porta a spasso un cavallino. Paura dei cavalli. Mi sembra più cavallino. Grandissimo. Cavallone. Ma Liz conosce la parola cavallino. Perché? Non conosce la parola cavallo. Così. Cavallino. Un cavallino. Qui cosa succede? Ah, qui starò parlando. Tipo, anch'io voglio andare a fare un giro. E l'altro dice, no, ma allora non so monolarsi perché c'è la lava in mezzo. Vedi, cioè, non possono incontrarsi perché c'è. Ah, è vero, De Floris lava. Oddio. Cosa succede? Cos'è? Ma è minuscolo. È un topo. È un topo. Noi non piacciono tanto i topi, Alizio. Oh! Dio, ha sfondato tutto! Che cattiveria! Un ariete! No. Una tartarughina. Non si mangia quella, Pippa, eh? Te la mangeresti. Lei ha fame, c'ha sempre. Di tutto. Se gli do il dito, me lo mangia. Brava. Guardate questo cane, quanto si diverte a guardare questa tartaruga. Che è questa tartaruga, Alizio? Fa quello che fa una tartaruga. Stacco. Niente, zero proprio. Allora, c'è un cagnolino, ma sai perché mi piace sta clip? Perché è cute. No, perché si intravede la tetta della padrona. Ma sempre c'è lì. C'è anche una cagna. Ma sempre lì. Ma Liz non è come Mary, non è che gli va bene tutto. Non è che puoi dire ste cose. Ah. Liz è sofisticata, è una principessa, non gli vanno bene queste cose. Cagna no. Non si può dire cagna. Cagna no. Allora una puttana. No! questa è lei. Mi sa che sei tu, Liz. Quando c'è da salire le scale non è che ci andiamo proprio matti a salire le scale. Guarda, questa sei te da cucciola. Cioè che è proprio sfaticata al divano Netflix, vero? No, però va bene. No, ah, ok. No, lei era agitata. Te sei agitata? Sì, non si vede, guarda, quanto aliti. Tra un po'. Sta appannando la telecamera. Sta per appannare la telecamera, attenzione, perché c'è un cane che si riserva una un soldato. Sfinge. È sì, egizio. Guardatelo. È egizio. Quello col cagnolone. Ma cosa sta per fare? Niente, è incazzato. È arrabbiatissimo, raga. Un cane che sembra una tartaruga, non fa un cazzo. No, vabbè, ma sto cagnolino ha preso un bastone che 18 volte lui. Dov'è che va? C'è un amico. Ok. Bene. Cagnolino, cosa fa? Aspetta, ne arriva un altro. Un altro amico al bancone. Una birra anch'io. No, al divano! Ha rovesciato il bancone con tutte le birre. Ma è carino. Gli fa sentire il suono. Adesso cade? No. Oh, questo si sta No, non andare. Le palle, no! No. Ah. Voleva il giochino. Sì, dicono tutti così. Che? Ma sembra il meme di Messi quando fa tipo. Guardatelo! Ma perché? Cosa ha visto? Forse il meme di Messi è perché Messi ha visto il cane che sta così. E si guardano tutti e due così per ora. Sai che vuoi? Liz. Allora, per far smettere Liz di alitare, abbiamo scoperto che bisogna semplicemente chiamarla. Liz, vuoi fare un giro? Ah! Cioè, praticamente lei quando deve sentire un suono smette di alitare, perché sennò si dà fastidio da sola e non riesce a sentirlo bene. Allora, il cane che si morde la coda. Un classico. Un classico, guarda, un altro. Sì, è un classico, però questi sono molto particolari. Questa è Mary! Questa è Mary con l'aspirapolvere, incazzato nero. Hai detto Mary e guardate chi è arrivata. Mary, vieni qui. Ciao, eccola! Piccola. È arrivata anche Mary che è qui presente. Voleva partecipare anche lei, ma ha già fatto un video lei. Ecco, loro due sono la coppia perfetta per fare video su TikTok. E lui le ha zeccate proprio in pieno. Sì, ho detto a Liz, partorisci Mary. La devi fare nera.
paurosa e non troppo intelligente. Ed eccola, ecco, è andata via, si è offesa. Ok, abbiamo il classico topo. Il topo che sta bipede. Bipede, sì. Il topo bipede. Come fanno alcuni cani? Cioè, sono predisposti. Sì, forse quelli che pesano meno. Attenzione, okay. Scende le scale. Una cuzzolata di golden. Liz, scusa. Belli cucciolini. Ci sono i cucciolini, Liz. Ma hai visto? Sono bellini. Te li hai fatti i cucciolini, eh? Quanti sono? Te ne hai fatti 7. Fa vedere 1, 2, 3, 4, 5. Ah, sì, questi sono 8, mi sa. 8, 9 forse. Sono di più, eh? Mamma mia, potevi farne qualcuno. Hemlo. Hemlo. Non so cosa vuol dire. Credo si chiami Hemlo. Can I help you? Ciao. No, nulla. Oh! Un altro saltatore. Ma quanto salta! Guarda lì. No, raga, ma questa qui è una pubblicità della Mulino Bianco. È un canguro. No, ma è un canguro, dai. Non può essere vero, dai. È photoshoppato. Dai, che ce la puoi fare! Dai, dai! Io scommetto 50 euro sul bianco, tu? Io scommetto 200 euro che la macchina parte e che i cani rimangono lì. Andiamo a controllare. Oh. Dai, bianco! Parti, vai! Parti. Niente. Niente, perfetto. È probabile che abbia vinto tu. Li hanno abbandonati perché non sapevano cosa fare. Liz, puoi smettere di alitare, per favore? Brava! Un cavallino che gira... il cane si deve togliere. Il cane fa tipo da posto di blocco. Sì. Poi appena arriva si alza e lo fa passare il cavallo. E si diverte proprio a osservare questa scena. Questo video avrà fatto sicuramente 4 milioni di like su TikTok. Ma è arrivato il momento, Liz, di far vedere qualche tuo video e anche delle tue figlie. Oh, finalmente qualche video di livello, ragazzi. Vedo poche views, è bannato sto profilo. Guarda che in realtà sono di più. Comunque mi raccomando, andate a seguire Filippo Capriotti su TikTok, che fa i video più esclusivi per cani. Ciao, seguiteci! E anche su Instagram, se volete seguirci, filippo.capriotti e hkix, che è un nome di merda, è difficile da scrivere, lo so. E mi raccomando, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale per supportare questi bellissimi cani. Wow, wow. Allora, 160.000 iscritti su TikTok e tra l'altro vedo che, cioè, in due video ci sono anche io. Sì, in più di due video ci sei anche te. Quindi mi raccomando, andate a vedere i nostri video insieme. Ma io vorrei vedere qualcosa di incredibilmente incredibile. Io ho in mente una challenge tra cani dove vince chi arriva prima al proprio biscotto, che ha un esito veramente non pronosticabile. 4.6 milioni di views, signori. Quanti cani correrebbero di fretta a mangiare il proprio biscotto? Tutti. E invece guardate la nostra famiglia quanto è schizzinosa. Un biscotto per cane. Liz, c'è anche Mary. Tina, che è un'altra figlia di Liz, sì. Lei è la mamma, mi raccomando. Tina è rasata. Ok, ecco. È una gara, quindi Tina se ne va dal barbiere. Mary, buonanotte. Adios. Arriva Shirley, attenzione. Attenzione, perché si sta per aggiudicare il biscotto. Chi vincerà? Guarda Liz com'è tranquilla, che sa già l'esito. Okay, eccola, a posto. Tocca a me. Tac. Mi mangio anche tutti i vostri. Prima mangia quelli delle figlie, poi si mangia il suo alla fine. Brava Liz. Brava Liz. Ma quanta papai fai, infatti pesa un po'. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace per Liz.